Fedez ha lanciato una frecciatina al GF VIP. Francesco Monte, invece, non ha condiviso il bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdi. Nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello VIP, il reality di Mediaset condotto da Ilaria Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Le ultime novità si soffermano su Fedez e Francesco Monte. Se il cantante milanese ha attaccato il programma di Canale 5 per aver sprecato del cibo per fare show, l'ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato l'ira del web per una reazione esagerata al bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdi durante il gioco Obbligo e Verità. Grande Fratello VIP, Fedez, in TV Basque con cibo lanciato. Fedez, l'idolo dei più giovani, ha lanciato un dardo avvelenato contro il Grande Fratello VIP e Tusi Cuevas. Il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte e di aver rischiato di perdere la custodia di Leone. Inoltre tanti utenti avrebbero firmato una petizione per eliminarlo dalla poltrona di X Factor, il talent musicale dove è uno dei giudici insieme a Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Lodo Gonzi. Tutte queste accuse hanno destabilizzato Fedez, che ha postato un video su social network, dove ha fatto delle accuse con chiaro riferimento ad alcuni dei più famosi programmi televisivi. In dettaglio, Fedez ha dichiarato testuali parole: "Eppure io in televisione ho visto Basque con cibo lanciato su persone, gente che spacca angurie coi pugni e standing ovation e grandi risate". Una replica avvenuta dopo essere stato accusato di aver sciupato del cibo durante la sua festa di compleanno, organizzata all'interno di un noto supermercato italiano. Chissà se Ilaria Blasi non risponderà alle frecciatine di Fedez durante la puntata di domani 29 ottobre del Grande Fratello VIP. GF VIP, Francesco Monte disgustato dal bacio tra due donne. Se Fedez ha attaccato il Grande Fratello VIP, Giulia Salemi e Martina Hamdi sono state le protagoniste della tarda serata di ieri all'interno della casa più spiata d'Italia. In dettaglio, le due ragazze si sono scambiate un bacio in bocca durante il gioco Obbligo e Verità, dove anche Jane Alexander ha baciato appassionatamente Lia Fondaro. Una scena che non è stata apprezzata da Francesco Monte, che ha reagito sopra le righe davanti a Ivan, Martina, Giulia e Silvia. Il ragazzo, infatti, avrebbe dichiarato di provare ribrezzo nei confronti di due donne che si baciano in quanto terrone. Un'affermazione, che ha fatto ben presto il giro di tutti i social, dove in tanti lo hanno accusato di essere omofobo, tanto da chiedere ad Ilaria Blasi di fare chiarezza sulla delicata questione.